passata anche la partita di San Benedetto e l'Arezzo ha portato via un punto immeritato, ma comunque che ci tiene. Se ne voleva tre. Si tiene ancora in corsa però. No, secondo me no, è finita. Secondo me è finita perché il Perugia ha tre punti più di noi e quindi ha più possibilità di noi di andare ai playoff. Però domenica l'Arezzo gioca in casa col Gallipoli, uno scontro diretto importante contro una squadra che ha appena cambiato l'allenatore. Sì, e anche il Perugia ha il suo scontro diretto e vedremo. Sì, va a Salerno. Vedremo come va a finire. Oh, che ti dica, capirai? Io ho visto l'Arezzo nel secondo tempo di lancio di coso lì di San Benedetto. Di San Benedetto ha fatto. È indecoroso vederla e basta, ecco. Indegna una squadra con tutti quei nomi giocare a passo d'uomo. Ma per quale motivo? Guardo quell'altro, non lo so il motivo, non lo so. È un problema di preparazione atletica. Anche, potrebbe anche essere anche quello. È un problema psicologico. Psicologico no. Di disposizione in campo. Cioè, certo, potrebbe essere anche quello, certo. Psicologica no, perché lo dico loro durante la settimana che vogliono arrivare ai playoff, perché. Cuoghi dice che potrebbe essere un problema psicologico anche questo fatto che tutte le volte che vanno in vantaggio soffrono terribilmente, hanno paura di portare in fondo la vittoria. Sì, va bene, hai ragione. Però se è vero questo problema psicologico, hanno avuto la fortuna di andare sul 2-1. Quindi bisognava mantenere per forza con la determinazione, mettersi tutti intorno all'area di rigore, che ne so, cercare di portarlo in fondo questo risultato. Invece, anzi, se sono diciamo così caricati più che l'altro che i nostri, i giocatori. C'è chi dice che è mancata un po' di determinazione, ecco, voglia di vincere alla fine o di pareggiare, insomma. No, ma te ritorni in vantaggio sul 2-1 e dopo rischi sempre di piare il gol da un momento all'altro. O ti fece un due gol in due minuti, poco tempo, sul 2-2 e poi 3-2. Ma te che faresti? Io che farei? Io sì, allenatore andrebbe cambiato, dico la verità, perché questo ha perso un po' la testa, con i giocatori di capo che c'ha, verrà. E il gioco. Ma cambiare allenatore in questo momento? L'hanno cambiato quell'altro, no, l'ha cambiato il Gallipoli. Ma Gallipoli mica l'ha cambiato per problemi tecnici. Ma perché l'ha cambiato? Perché aveva avuto dei problemi con i tifosi. Questo non lo so. Forse sì, insomma, ha anche tirato una pallonata ai tifosi. Cioè, sì, ma diciamo. Se lo contestavano. Lo vuoi tenere? Chiello, magari da salvarsi là. C'è altro da fare con questo allenatore qui. Secondo me. Poi. Io penso che a questo punto il presidente, se lo volesse cambiare, lo cambierebbe con chi c'era prima. Con quello che c'era prima, per l'amor di Dio, per carità. Perché dici che lo paga uguale, dice, e tornerebbe quello. Allora. No, questo no, la mezza è questa allora. Però da salvarsi là non c'è altro, questa squadra.